Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi torniamo con un bel video lotto, un po' particolare. Diciamo che effettivamente io non so quanto vale questo lotto, non so nel pratico neanche cosa ci sia dentro. Però, nel senso, l'obiettivo è valutarlo e capire effettivamente quanto darà quel poveraccio di Chaos. Perché sì, questa roba è sua. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, ha un po' di sponsor. In primis, Jackstore, il sito dove potete acquistare prodotto coreano. Ovviamente trovate codice sconto e referral link per supportarmi qua sotto in descrizione. Al secondo posto ovviamente abbiamo Card Game Corner per prodotto sigillato e carte singole, anche questo link in descrizione e ovviamente codice sconto. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Tutto questo, andiamocelo subito ad aprire e valutare. Sventriamo bene. Oh, bellissimo questo pacco e già inizio a vedere qualcosa. C'è della robina pendulum. Vabbè, probabilmente ci sarà roba tipo, boh, ciclone, bumbuku, tutta quella roba Magispectre che tipo ho già comprato. Ma dettagli. Apriamo il primo. Vedo anche tipo carica dinomorfia. Ma vabbè, non credo andremo a valutare quella carta ovviamente. Oh, 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 che bello. Vedo già un'arpa. Andiamo col secondo. Così tolgo tutto sto pluriball. E... porca, almeno non c'ho rotture dei coglioni nel mezzo. No, sto Kashtira Fenrir con un po' di silvering. Vabbè, dai. Allora, bene, le ho tirate fuori, divise e sistemate. E adesso andiamo a vederci più o meno i valori e effettivamente cosa sono andato a comprare. Partiamo con questi due Kashtira Fenrir. Allora, indicativamente sembrano essere messi bene. L'unica cosa, hanno il solito difetto che troviamo sulle carte da double, sulle ultra principalmente, ovvero il silvering nella parte alta o un po' ovunque. Diciamo che sono carte che girano all'incirca sui 14 euro, messe bene. Messe così, io diciamo che le valuterei 12, perché comunque effettivamente non possono essere ricaricate come NM, anche se uscivano così da pacco. Quindi mi dispiace Chaos, ma prenditela con Konami, io te la butto lì. Andando avanti abbiamo quest'arpa Horcrust. Io ovviamente non vorrei lamentarmi, però ragazzi, parliamoci chiaro, è una carta che attualmente in italiano si aggira sugli 8 euro, cioè ne vogliamo parlare effettivamente? Cioè ha due stampe e è overprezzata solo perché tutti sperano prima o poi che questa carta possa tornare. Cioè a sto punto non vorrei dire, ma tocca che ci spero pure io, nel pratico, perché sennò ho buttato via 8 euro. Andando avanti abbiamo un Dogoran, controlliamo anche le condizioni, diciamo sì, all'incirca sono NM, massimo NM meno, e poi come si suol dire un piccolo repartino Gamma Pilota, che attualmente con Gamma 1 lo vedo proprio bello potente. Ma vabbè, andiamo avanti sulle robe un pochino più serie. Oh... sì, è una carta incredibilmente bella di Red, spaziale. Questa si giocava in Spellbook, anche se è passata... cioè, doveva essere la carta più forte e poi si è giocata un'altra versione con tipo Jougen, ma ok. Allora, le condizioni... no, ma che cavolo gli è successo? Ha preso una botta, porca troia. E adesso non riesco a farvelo vedere, ma c'è un segnetto qua. E vabbè, capita, è una piccolissima pressione. Vabbè, famo finta di non averla vista e consideriamola NM. Meglio così. Meglio così prima che piango. Allora, andando avanti abbiamo un bel playset di Lubellion Secret, che questi stavano a 70 euro una volta e adesso stanno a 9 euro tipo Secret. Ma io ovviamente stavo parlando di quelli da tin, e questi che sono belli potenti da pack stanno all'incirca, sono due italiani e un inglese, e questi stanno tipo a 17 l'uno. Però controlliamo un attimo le condizioni, perché non vorrei prendermi una scammata come con la Priestess. No, questi sono perfetti, fortunatamente. E il silvering ovviamente non ce l'hanno, anche se uscivano dallo stesso pack. Sono belli puliti e non ci sono problemi. Poi abbiamo un piccolo reparto Bestial, ma roba di poco. I Magnemut stanno sui 2 euro. Saronir, se non erro, dovrebbe stare sui 3,50. Vabbè, poca roba. Peccato per loro, ma la banna è già arrivata e... piangiamo. Andando avanti vedo un paio di bei blaster in americano. Quasi quasi continuo in imperterrito la mia idea di montarmi Dragon Ruler alla massima americano, perché sarebbe fighissimo, incredibile. Però boh, intanto questi ce l'ho. Sono tutte e due belli NM, non dovrebbero stare a tanto, però ve li dirò, non è male. Poi effettivamente esce anche il mazzo Fire King a febbraio, quindi nel pratico
assolutamente niente male. Comunque, per chi fosse interessato, se non ricordo male, ho visto su TGC Player ultimamente, si dovrebbe trovare NM sui 3 dollari l'uno più o meno, quindi diciamo indicativamente 3 euro. Andando avanti abbiamo ovviamente 3 Prosperity, queste sfortunatamente le reprintano tipo tra un mese e mezzo, quindi sono un po' una merda, però stanno sui 32 euro l'uno più o meno, non so se sono scese. Poi abbiamo un paio di cicloni galattici, uno inglese e uno americano, guardate come cambia la foilatura, e indicativamente dovrebbero stare sull'euro e sull'euro 50 questo, solo perché è americano. Poi vabbè, abbiamo carica dinomorfia che tipo è in 2 per inutile, ingaggiare che se non ricordo male anche questo sta sui 2-3 euro, villaggio, spolverino sempre 2-3 euro, hangar forse un paio d'euro e basta. Diciamo, tra le magie non c'era niente di interessante. Allora, prendiamo adesso tutti i pendulum, così li valutiamo insieme. Abbiamo un dissolutore che non sta praticamente a niente. Poi, 3 Revolution Dragon, sì. E questi stanno all'incirca sui 90 centesimi, un euro l'uno indicativamente. Considerate che più o meno tutta sta roba si è rivalutata nel corso di sto mese, perché in pratico, vabbè, esce supporto e ovviamente sta roba deve salire per forza. Andando avanti abbiamo una scimmia tastiera che anche questa sta un paio d'euro. Poi l'ecri che ovviamente non sta niente. 3 bumbuku e questi dovrebbero stare all'incirca sulla decina l'uno, se non ricordo male, euro più euro meno. Poi un playset di Pegaso che attualmente non so quanto può valere, perché effettivamente è stato ristampato da MP23, quindi lì sta a 50 centesimi. Penso che con questi siamo più o meno lì. Comunque, prima di andare avanti vi voglio far vedere come anche queste carte, sempre da Double, escono tutte col Silvering. È una roba vergognosa. Fortuna che con Dune questo problema non c'è stato e spero non ci sarà con Agov. Allora, andando avanti abbiamo 3 Teschio Acrobata, Giullare, tutti e 3 da Pevo, non è vero, 2 doppi 1 da Pevo, e indicativamente dovrebbero stare sull'euro, l'euro 50 l'uno. Poi andando avanti abbiamo 3 Ignis Phoenix, anche questo un americano o due, no, 2 americani, un inglese, e indicativamente quelli americani staranno sull'euro, quello inglese ovviamente sta sui 50 centesimi. Poi abbiamo Artista Minico Occhi Diversi, che non sta niente, che è da BLCR, questa stessa cosa. Acidia, se non ricordo male, sta sui 2 euro. Poi abbiamo uno Dice Pendulum Dragon, che questo ragazzi è arrivato a 5 euro perché è di LED, un set abbastanza vecchio. Poi abbiamo questi cosi che ovviamente non stanno a niente, e il Chaos Emperor, che ragazzi, a parte che è una figata incredibile, questa è la versione secret di una carta dai CS di un po' di anni fa. Guardate che colori, è una roba spaziale. E in più costa, perché attualmente sta sui 32 euro. Diciamo che molto probabilmente verrà ristampato nel prossimo Battle of Legend, che uscirà a gennaio-febbraio, dove diciamo è stato detto che all'interno ci saranno tutte le carte migliori dei vecchi Battle of Legend. Però effettivamente una conferma assoluta non ce l'abbiamo. Andando avanti abbiamo doppio Beyond, che questi stanno sui 3 euro, 3,50 euro l'uno. Poi abbiamo triple esplosione, anche questa carta carina per i mazzi drago, che dovrebbe aggirarsi all'incirca sui 2 euro. Poi vabbè, pisti non sta niente, singolarità sta a 2 euro e il sigillo ieratico, che anche questo non sta niente. E per concludere abbiamo un po' di palta generica, tra cui bestia marchiata che non sta niente, maga fannullona in non so quanti per, in 2 per, però è abbastanza rovinata e in italiano, però all'incirca dovrebbe stare sull'euro l'una. Poi abbiamo un maestro gisto paladino che tipo sta a 60 centesimi, fratellanza di pugno di fuoco re tigre, anche questa stessa cosa, omega che anche se da MP sta pochino. Poi andiamo alle fusioni. Poi abbiamo un poderoso drago assassino, un Dark Neos, anche questo secret molto bellino. Ragazzi, sto set è incredibile. Ultimamente tutto quello che stavo dentro si sta rivalutando, e ovviamente questa, come le altre, si è rivalutata e sta una decina d'euro. Abbiamo uno Starving Venom, che questo è da Leaded, potrebbe stare a qualcosa, non me lo ricordo perché è un set particolare. Vabbè, non sta molto, ma diciamo il suo paio d'euro li fa. Per concludere poi abbiamo 4 sincro, vabbè questi non stanno molto. Poi abbiamo questo Accidiamo Drago Rosso ultra raro da TDGS, che dovrebbe essere in ottime condizioni, guardate quanto è bello, e anche questo dovrebbe stare forse sulla decina di euro, anche se secondo me è un po' poco considerando l'iconicità della carta e il fatto che ha 10 anni come minimo, quindi mi sembra un po' poco. E per concludere abbiamo questo Shen Shen da pack, che sta sui 3, carino il mazzo, fortunatamente senza cambi si fa pochissimo, effettivamente le carte sono molto carine. Bene ragazzi, le carte le abbiamo viste tutte e effettivamente diciamo che c'è roba molto interessante qua dentro. Ovviamente adesso farò una valutazione un pochino più approfondita, vedrò effettivamente il prezzo di ogni singola carta e vedrò
quanto darà caos. Qualcosa però mi dice che dovrò sborsare un po' dei soldi, considerando le valutazioni che ho già fatto qua nel video. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere secondo voi se è un acquisto worth o meno e effettivamente quanto lo paghereste. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!